Il gioco di Dracula, la spiegazione. Per fare questo gioco abbiamo una speciale carta raffigurante Dracula con un buco qua al centro, abbiamo questo che chiameremo il lucchetto, e abbiamo questa speciale bustina che noi chiameremo la bara. Si inizia il gioco, la carta viene inserita in questo modo. Si passa, qui abbiamo delle aperture più distanti, qui delle aperture più ravvicinate. Si fa passare Dracula qua nell'apertura, quella più distante, poi all'interno della busta, che si fa riuscire fuori e si inserisce il lucchetto in questo modo e si fa vedere come con il lucchetto inserito in questo modo la fuga di Dracula è davvero una fuga impossibile. In nessun modo Dracula può uscire dalla busta ed è davvero così. Nel frattempo abbina la presentazione di questo gioco a una storiellina dove prendendo pretesto dal disegno parli di Dracula, il vampiro che va di notte a succhiare il sangue alle ragazze del villaggio, ma poi tutte le mattine ritorna all'interno della busta e ora fai il trucco, perché in realtà io non sto mettendo il Dracula all'interno della busta, ma sto mettendo Dracula fuori la busta. Questo è quello che succede. Con il disegno particolare di questa busta puoi creare questa illusione qua. Quindi fuori esci, poi ti aiuti con le dita e rifai entrare Dracula all'interno. Vedi, da sotto tu premendo. Ti aiuti con le dita della mano sinistra, scusa, così, e rifai entrare di nuovo Dracula all'interno della busta. A questo punto la carta si trova in questa particolare situazione, all'insaputa degli spettatori. Quindi inserisci il lucchetto in questo modo e in questo modo Dracula può liberarsi. Genera una pressione qua sui bordi esterni, premi un pochettino. E poi liberare Dracula, far vedere come Dracula possa liberarsi dalla scatola. Volendo, quando hai Dracula così all'interno, imprigionato, puoi, se tu premi qua con il dito, da sotto, chiaramente lo spettatore non vede questo, far capitare la carta contro il lucchetto e quindi puoi far vedere come la fuga è davvero impossibile. Dracula in nessun modo può liberarsi dal lucchetto, abbinerai questo movimento a queste parole. Eppure, a questo punto fai una pressione così esterna, premi, questo aiuta, premi un pochettino, questo aiuta a liberarsi, eppure Dracula riesce sempre a liberarsi dal lucchetto. Questa è la spiegazione del gioco di Dracula.